forma pittorica sulla quale abbiamo più volte discusso e sulla quale siamo più volte confrontati, che è quella della pittura veneziana. Ora, quando si parla di pittura veneziana, premetto che ho preparato un discorso e come al solito non seguirò la mia scaletta, perché quando si lavora con gli amici, con persone con le quali negli anni nasce un rapporto, è chiaro che poi il discorso va a braccio, diventa più semplice forse lasciarsi coinvolgere da un sentimento che... Capita spesso di chiedersi quando l'arte diventi moderna, no? Questo termine moderno, che vuol dire tante cose, soprattutto nella nostra idea tutta italiana di modernità, la modernità comincia molto presto, molto prima di quella che è la contemporaneità. Qui i critici discutono spesso, no, delle date che in qualche modo introducono una pittura che poi diventa moderna. E la data che di solito si prende come riferimento a livello internazionale è l'impressionismo, no? Una corrente che tutti quanti conosciamo, grandi nomi, Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, eccetera, eccetera. Siamo verso la fine dell'Ottocento. In realtà la pittura diventa, nell'ottica romantica, potesse realmente prendere forma, o meglio, potesse realmente perdere la forma. Perché quell'idea di creare una struttura pittorica che fosse assolutamente contenuta dentro linee e forme certe, a Venezia non ha ragione di essere, perché non esiste. Chi di noi vive a Venezia nella quotidianità, chi si sposta lungo le zattere, chi conosce un elemento, che è quello del sentimento, quello dell'emozione, quello della impossibilità di restare fermo a una visione che fosse soltanto una visione oculare. Per me avete questa sensazione di vivere la vostra città. E deve essere così per tutti, per poter mantenere questa città come la vogliamo, come deve essere. E dedico questa mostra a mia papà. E un po' di manualità l'ho presa da lui, e quindi devo dedicargliela per tutto il cuore.